La puntata di Senza Bavaglio di quest'oggi vuole occuparsi dell'ennesimo spreco di denaro pubblico, perché ci sono delle realtà, delle opere pubbliche in Italia complete, finite, a cui non manca davvero nulla per funzionare, però per interessi campanilistici queste opere rimangono così paralizzate, bloccate. È il caso dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Ma questa trasmissione ovviamente va su scala nazionale e interregionale, ultraregionale, perché va anche al di fuori della regione Puglia. Però uno si domanda, ma scusate, voi avete un aeroporto, l'Arlotta di Grottaglie, che a differenza di altri aeroporti pugliesi ha la pista deputata per i voli internazionali, quindi se volessimo spostarci, fare un charter o un volo di linea da Grottaglie a New York potremmo farlo tranquillamente. Bene, a questo aeroporto vengono negati i voli civili. O meglio, vediamo un po' come è andata la situazione. C'è stato un atto di indirizzo da parte del governatore emiliano della regione Puglia di apertura, di disponibilità ai voli civili. E mentre da un lato emiliano, forse per ragioni così di interesse politico, per farsi bello davanti ai tarantini, ha promosso questa apertura ai voli civili, contemporaneamente Aeroporti di Puglia frenava e quindi ha tentato di capovolgere questo atto di indirizzo di Emiliano. Ma è chiaro, ci sono realtà consolidate in Puglia, aeroportuali come quella di Brindisi, come quella di Bari, che vedrebbero con terrore e con timore la destinazione appunto aperta ai voli civili dell'Arlotta di Grottaglie, perché poi chiaramente gli utenti tarantini che ora sono costretti ad andare a Bari o andare a Brindisi userebbero lo scalo di Grottaglie, e l'America, i soldini, i guadagni per i cuginetti brindisini e baresi finirebbero. Questo per dirla in termini molto ma molto poveri. Poi si usa il politichese, poi si dicono tante cavolate, si dice ma Brindisi e Taranto non possono coesistere come aeroporti perché sono troppo vicini, e allora è giusto che l'aeroporto Arlotta esista ma non abbia la vocazione, la destinazione a voli civili, ma abbia una vocazione prettamente industriale. Questa è la realtà. Vedi, è la prova provata di quanto sto dicendo è che il senatore Salvatore Tomaselli, brindisino, PD, Partito Democratico, lo stesso partito di Emiliano, ma si sa nel PD ci sono Guelfi e Ghibellini, quando ha saputo dell'apertura di Emiliano con questo atto di indirizzo ai voli civili, apriti cielo, si è scatenato in una maniera mai vista Tomaselli. Lui, Tomaselli, che caratterialmente io l'ho conosciuto, è un tipo abbastanza tranquillo, moderato. Comunicato stampa, interviste in cui si dice la regione Puglia non deve cedere agli impulsi localistici che a detta di Tomaselli sono inaccettabili, e ha rimarcato è assurdo che possano esservi due aeroporti a poca distanza, a pochi chilometri di distanza. Ciò costituirebbe uno spreco di denaro pubblico. Sarebbe, parole di Tomaselli, un gravissimo errore. Sarebbe una decisione incoerente. E poi la mazzata finale di Tomaselli. Signori tarantini, quella dell'Arlotta è una natura industriale. Potete fare tanto con l'industria. Vedete, c'è il distretto aerospaziale,
Finmeccanica, il collaudo dei droni. Taranto, caspita, è destinata, è stata condannata ad una realtà industriale, perché non è possibile che a Taranto ci devono essere dei cancri come l'Ilva, come l'Eni, come la Cementir, come Tempa Rossa, come l'inquinamento che fa che produce la Marina Militare, e ora che hai la possibilità di fare turismo, di promuovere il territorio con l'aeroporto, si dice no, caro mio, i voli civili te li devi scordare, perché tu sei costretto, c'hai la natura industriale, tu devi buttare il sangue con la natura industriale. Avremo i droni che devono circolare, si fa il collaudo dei droni, mica i voli civili di lì, i voli passeggeri, i voli civili. Questa è la realtà. Tomaselli sta pensando ai fatti suoi, ai fatti del proprio territorio, fatti suoi nel senso di fatti del proprio territorio, del brindisino, fregandosene, fottendosene, scusate l'espressione, della sofferenza della popolazione ionica, che ha diritto a vedere utilizzato un aeroporto. Un aeroporto che, come dire, spalancherebbe gli orizzonti per il turismo. Capito, Tomaselli? E le parole di Tomaselli sono davvero, mi fanno proprio imbestialire. Perché poi leggo, il sistema aeroportuale va considerato come un sistema integrato polifunzionale. E questa scelta di aprire l'Arlotta, Grottaglie, ai voli civili, appunto, minerebbe questo equilibrio che si è creato, perché è un equilibrio che è fondato sulla vocazione e sull'efficienza di ogni singola realtà. Cioè, si dice, la vocazione di Taranto, evidentemente, dell'Arlotta, è una vocazione industriale, e tu devi nascere, vivere e morire con quella vocazione industriale. Sei condannato a quella vocazione industriale. Scusa, Tomaselli, è la pista dell'Arlotta, che ha dimensioni internazionali e per questo è deputata ai voli civili, cosa facciamo? Facciamo una bella... una balera e il sabato la copriamo e la sera balliamo, tanto la pista la dobbiamo pure usare per qualcosa, no? E vedete l'altra carognata che è stata compiuta da parte di Aeroporti di Puglia, la quale, appunto, considerando che nella prima decade di marzo ci saranno dei lavori di ammodernamento all'aeroporto di Bari, e allora i voli, che potevano benissimo essere dirottati su Grottaglie, sull'Arlotta, e quindi vedere, sperimentare, no? Questa vocazione relativa ai voli civili, ai voli passeggeri dell'Arlotta, no, i voli vengono destinati a Brindisi, perché chiaramente l'Arlotta non bisogna mai far vedere che l'Arlotta funziona, perché poi se Bari è bloccato e facciamo vedere che Grottaglie funziona a meraviglia, e ai tarantini viene l'acquolina in bocca, e allora dobbiamo cancellare, negare ogni possibilità di utilizzo dell'Arlotta, fosse anche, come in questo caso, in situazioni di emergenza. Aeroporti di Puglia dice sì, ma non è una decisione nostra, noi non possiamo fare niente, sono le singole compagnie che decidono. La classica pezza a colore. Questa è la realtà di Taranto, dell'aeroporto. Devo dire che ultimamente alcuni consiglieri regionali, alcuni parlamentari, parlo a livello bipartisan, al di là del centrodestra, centrosinistra, hanno cominciato a ragionare, forse anche per un calcolo utilitaristico di sfruttare l'elettorato tarantino puntando sui voli civili. In ogni caso, qualcosina da parte della nostra classe politica, qualcosina si è mosso. E poi dobbiamo dire qualcosa si è mosso, e quindi bisogna anche ringraziare le tante associazioni, la società civile, quelle associazioni che si stanno battendo per l'apertura dei voli civili in quel di Grottaglie, all'Arlotta. E che dire, l'unione fa la forza, cerchiamo
di unirci, di coalizzarci, classe politica e cittadini comuni. Io non credo tanto nella classe politica, non ci credo più, però se effettivamente c'è un'azione comune, fosse anche di facciata, sfruttiamo questa opportunità. E soprattutto l'invito alla classe politica, per cortesia, consiglieri regionali tarantini, parlamentari ionici, consiglieri regionali eletti nell'area ionica e parlamentari, prendete Tommaselli e ditegliene quattro, perché non è possibile che il territorio tarantino debba essere schiaffeggiato in questo modo. Tommaselli, hai perso un'occasione per tacere. E hai perso un'occasione in cui tacendo avresti fatto bella figura. Ma io aspetto civilmente e democraticamente di incontrarti per intervistarti e mi divertirò su quello che hai detto a proposito dei voli civili all'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Facciamo volare l'Arlotta, non spezziamogli le ali. È tutto, alla prossima con Senza Bavaglio. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.